La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, le persone che vivevano con Gesù ci stupiscono e ci sorprendono. Tutta la sua attività è misurata da vari parametri di regolamenti e regole applicabili. Nonostante la crescente presenza del bene che viene per mezzo di lui, gli individui e i gruppi sembrano voler rimanere sulla strada sbagliata. Sembrano preferire rimanere nella tenebra e vogliono lasciare gli altri nell'oscurità dell'illusione. Tuttavia, lui non si arrende né esita nella proclamazione iniziata. In effetti, questa è l'essenza della sua missione: portare la luce e rompere la tenebra. Tutto ciò che fa avviene in modo pacifico. La sua proclamazione del Vangelo, la buona novella, è stata annunciata tanto tempo fa da molti profeti e persino descritta in dettaglio. Tanto più sorprende il fatto di non accettare, o meglio, rifiutare completamente la buona novella di Gesù. Se tutto è già stato annunciato e se dopo l'adempimento della profezia ci si aspettava l'adempimento finale dell'Antico Testamento e l'arrivo di un tempo nuovo, il Nuovo Testamento, ci stupisce la tanta durezza dello spirito umano. Perciò ci si pone la domanda: da dove venissero così tante tenebre e cosa sia effettivamente ciò che impedisce così brutalmente l'ingresso della luce di Dio nel mondo creato, il mondo che ci circonda? È ovvio che si tratta del peccato, perché esso è la negazione totale del bene, è l'unica causa del male. E il peccato porta l'ostinazione nel male, prigionia e odio. Cioè, è chiaro da quanto si è visto che sono all'opera le forze del diavolo. Gesù non si mostra come un contrappeso, un rivale allo stato attuale. Lui innanzitutto è il messaggero di Dio, il figlio che fa volontà del Padre. Lui proclama il regno dei cieli e lo radica prima nel cuore degli uomini, poi nella comunità e infine nella Chiesa, il cui compito costante sarà quello di andare ovunque e diffondere il Vangelo a ogni creatura.
è seguito da entrambi, quelli che sono assetati della parola di Dio e della vita per mezzo di essa, così come quelli che vogliono prenderlo in trappola e per poter accusarlo. Agli avversari sembra che li minaccia nelle loro intenzioni e presenti troppa concorrenza a loro. I primi finalmente trovano esso la risposta a molte domande della vita, comprese la liberazione da malattie e i problemi che li opprimono quotidianamente. Ciò dimostra anche questa donna curva. Lui li salva da molti guai nei quali li mettono le loro autoproclamate guide. Fin dall'inizio della sua attività pubblica, Gesù mostra la differenza tra il suo insegnamento e quello che gli fu diffuso dagli scribi, anche tra la sua azione e l'azione dei capi del popolo. Questa differenza fu notata anche prima che Gesù mostrasse la sua superiorità sugli spiriti impuri, perché è scritto, perché erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha l'autorità e non come scribi. Guarire e liberare una donna malata è solo un'ulteriore conferma dell'autorità di Gesù e del suo collegamento con il potere dall'alto, con il potere divino. Il brano di oggi, con molti dettagli portati dall'Evangelista Luca, costituisce solo una parte di quel grande insieme su quale desidera porre l'accento il suo Vangelo, e cioè che Gesù è vincitore sulle anime impure. Con questo miracolo l'Evangelista da un lato presenta a Gesù il messaggero di Dio che porta nel mondo il potere divino della salvezza spirituale, e dall'altro lato offre ai suoi seguaci, soprattutto ai provenienti dal paganesimo, come il mondo pagano nutriva l'ammirazione per Gesù. L'ammirazione per Gesù per la guarigione e la vergogna menzionata alla fine del Vangelo di oggi indicano chiaramente l'esistenza di uno spirito sano che è presente nella moltitudine che lo ascolta. E questo è esattamente il terreno fertile su cui cade la parola di Gesù e il miracolo compiuto. È venuto da coloro che sono ansiosi e hanno bisogno del suo conforto e del suo insegnamento. Proclama il messaggio messianico a tutti coloro che lo aspettavano da tanto tempo, perché in lui ora riconoscono il loro liberatore e il loro salvatore. Infine, attraverso di lui la parola di Dio diventa così vicina e immediata che potevano comprenderla chiaramente e vivere felicemente attraverso di essa. Lui stesso diventa la risposta alle loro difficili domande sulla vita, i loro pesi. D'altra parte, nel Vangelo di oggi viene particolarmente sottolineata l'ostinazione di coloro che avevano il compito di preservare e mantenere fermamente la legge di Dio nel gregge loro affidato. Ci si doveva aspettare che il capo della sinagoga si rallegrasse del bene che Gesù faceva di sabato, invece accade il contrario. Non si rallegra del bene fatto alla donna curva, ma rimprovera a Gesù che dovrebbe essere fatto negli altri giorni. È come se avesse dimenticato il fatto che il bene può venire solo da Dio, che è la fonte di ogni bene. Proprio questa guarigione di sabato, e il sabato è un santo giorno ebraico, che si ripetono altrove nel Vangelo, ed è sempre la stessa reazione dei capi del popolo, perché sono sprofondati nel peccato e come tali sono diventati capi ciechi. Gesù, poiché sente la difficoltà di questa donna gobba, intensifica il dibattito e dà una chiara risposta agli oppositori a cosa serve il sabato. Un giorno solenne dovrebbe essere un segno di salvezza. E quindi qualsiasi atto che mostri questa realtà
è giustificata. Agli avversari risponde con una controdomanda: ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana aveva messo in catene per 18 anni, non avrebbe dovuto essere liberata da queste catene di sabato? Fratelli e sorelle, è nota la sua risposta dagli altri Vangeli, e cioè l'uomo non è stato creato per il sabato, ma il sabato è stato creato per l'uomo. Le controversie di Gesù riguardo il sabato non sono dirette tanto contro la forma quanto contro il contenuto e di coloro che lo sostengono. È diretta chiaramente contro una falsa gerarchia di valori che si presentano come se salvassero l'opera di Dio e in realtà la collocano direttamente contro il bene dell'uomo. Questa enfasi sulla necessità di salvare l'opera di Dio da parte dei suoi avversari mostra tutta l'ipocrisia a cui Gesù si oppone fortemente. Particolarmente confonde la loro testardaggine e la persistente insistenza sul fatto che questa gente comune che guidano deve seguire la loro falsa pietà. Gesù è contro la religiosità che devia dall'uomo. È chiaro che niente altro che la creazione creativa può venire dal Creatore, cioè da Lui può venire solo bene, la pace e la benedizione. È lo Spirito che lo incoraggia chiaramente, l'individuo e la comunità a un sano servizio e un risoluto cammino con Dio. L'avvenuto e il cammino di Gesù all'inizio sono silenziosi, quasi impercettibili, ma sono sempre determinanti e completamente chiari. La sua parola, perché il divino rafforza l'impotenza umana e si presenta non come una parola umana ordinaria, ma al contrario, come una parola che richiama fortemente e incoraggia la ricerca di qualcosa di nuovo e di perfetto che lascia marcio e consumato. Fratelli e sorelle, anche oggi viviamo in un tempo gravato da alcune scienze egoistiche, sempre di più. Ci sono anche oggi spot pubblicitari che dicono che possono sorvegliare tutte le difficoltà umane e persino le malattie. Dietro queste rappresentazioni si nascondono gruppi egoistici che trasmettono la cura pastorale fariseica e la falsa dottrina nel nostro tempo. Lo scopo del loro insegnamento e loro apparizione è sempre solo il bene personale ed egoistico dell'individuo, la gloria e l'ascensione al trono che appartiene solo a buon Dio. Anche oggi, come al tempo di Gesù, ci sono malati di spirito e di corpo. Come cristiani non dobbiamo guardare a mani incrociate. Come Gesù che si avvicina a una donna malata, dobbiamo conoscere l'ora e il momento in cui agire. È Dio stesso che ci invita a questo, che ci ha dato tante capacità spirituali e anche capacità fisiche. Questa testimonianza, una volta mostrata da Dio a Cafarnao, viene trasmessa quotidianamente dalle persone dello spirito in cui agisce e combatte, e noi vinciamo il male che costantemente appare intorno a noi eppure in noi. La vera risposta alla falsa religiosità di oggi è la costanza cristiana e la perseveranza nel prolungare l'opera di Gesù. La mano allungata di Gesù noi dobbiamo essere. Per quanto il nostro tempo sia intransigente nell'imporre valori non cristiani, si richiede ancora più una chiara testimonianza e la presenza dei seguaci di Gesù nella diffusione dei valori evangelici. Si chiede nostro impegno.
Molti ideali umani e cristiani sono coperti da un velo di indifferenza e mancanza di scopo. L'offerta che viene dai pastori quotidiani, tra parentesi, è così varia che molti cristiani si perdono in loro o iniziano a mettere in discussione i valori cristiani di base. In tutto il Vangelo, così come nell'odierno brano, Gesù non permette per nemmeno un momento di introdurre un barlume di dubbio nel bene che ha fatto per donna malata, l'ha liberato dallo spirito impuro e dalla sua malattia. Anche oggi si ripetono tanti attacchi ai suoi seguaci, ai simboli cristiani e ad ogni iniziativa proveniente dalla Chiesa. Molti valori morali stabiliti da Gesù stesso cercano di essere sminuiti e disprezzati o spiegati a modo proprio. E dovrebbe così tanto il rumore della media senza Dio scuotere i cristiani di oggi? La ferma fede e la certezza che siamo sulla sua strada non devono in alcun modo offuscare i nostri ideali cristiani. In ogni tempo i cristiani sono stati sfidati, si hanno vissuto nel carattere e hanno testimoniato il vero Vangelo e gli insegnamenti di Gesù. È in nome di alcune promesse salvifiche che ci vengono offerte quotidianamente dal cosiddetto del mondo moderno, dovremmo calpestare e tradire i valori cristiani e umani fondamentali? Lasciamo questa chiamata desolata e questi paradisi artificiali e rimaniamo fermamente al posto che Dio ci ha dato e testimoniamo nella semplicità della vita la nostra vocazione cristiana. Preghiamo lo Spirito Santo di illuminare quotidianamente le nostre menti e le nostre anime in modo da non facilmente vacillare e perdersi nella quotidianità moderna. Amen.